possiamo girare un po' con le spalle lì perché siamo contro la luce. No, bene, bene, meglio così per me. Si deve attività multilaterale. Andrea, ti prego. Possiamo? Sì. Direttore, ha sfumato l'affare Paletta, per quale motivo? Perché ci abbiamo avuto all'ultimo tuffo qualche incomprensione legata non tanto alle cifre che erano già state pattuite quanto alla composizione delle cifre che io ritenevo all'ordo e loro ritenevano al netto. Siccome fra netto e lordo balla il 24,5% era una cosa rilevante, soprattutto in prospettiva di un'opzione d'acquisto. Ma il giocatore già si trova in Italia, era venuto per fare le visite mediche? Il giocatore è veicolato per l'Italia, sì. Era qui? Scusi. No, non era qui. In Italia sì, ma non qui. Siccome hanno detto che fisicamente hanno riscontrato qualche problema, questo insomma, lo smentiamo oppure... No, lo smentiamo, è un ragazzo sano, reduce da un intervento delicato, ma un intervento che, come ho detto prima, ha già subito per esempio Mauri per rimanere vicino a noi, a Mauri, scusate, non Mauri, Mauri della Lazio. È ritornato più forte di prima, no? Quindi non è un intervento che compromette la carriera di un giocatore. Però mi perdoni, quanto c'è di rammarico? Perché le dice, ragazzo è sano, stava in Italia, faceva le visite mediche, tra il lordo e il netto ci sono il 24%, quindi la cifra è tanta, però... Sì, ma ci sono anche le questioni, ci sono anche le questioni di principio qualche volta che agiscono, no? Nella psiche, sì, certo, di noi comuni mortali. Quando Mata ha definito tutto prima che arrivasse il giocatore? Appunto, era una definizione che si è rivelata infondata, nel senso che erano definite le cifre, ma loro le ritenevano al netto e noi all'ordo. Il ragazzo ci è rimasto male, l'ha sentito? Penso di sì, si è rimasto male, ma d'altronde non è un giocatore che viene da una realtà di bassissimo profilo, viene dal Boca Junior e rimane al Boca Junior, vuol dire che è una delle prime tre società in Sud America, quindi... Non credo che ci abbia un rammarico particolare. Adesso voi cioè siete comunque alla ricerca ancora di un difensore? Intanto ammiriamo moltissimo insieme a voi Adamo, che ci sta facendo un'impressione straordinaria. E mi dispiace che qualcuno dirà ma Adamo è piccolo, lo dico anch'io, però Adamo arriva sempre e lo stiamo guardando con, oltre che con attenzione, anche con molto affetto. Ma non è un affetto generato dal centimetraggio, dice fa tenerezza perché è piccolo, è un affetto determinato dai comportamenti, in campo e fuori. Però noi certamente individueremo un giocatore giusto con le caratteristiche richieste. Pastore partirà stasera per l'Argentina per richiedere il visto? No, no. Pastore partirà quando sarà il break. E sfrutterà il break purtroppo per lui per ottemperare a una necessità. Sì, sì. Il rischio è il fatto che poi per l'otto possa essere in campo meno? No, il rischio ci sono io, perché se qualora non fosse in campo sarei licenziato in tronco. Che sarà la stella di quel triangolare. Ma non lo so, io vedo, non la voglio vedere così, è un ragazzo forte, siamo contenti di averlo preso, ma adesso non lo vorrei neanche mettere su un piedistallo, deve guadagnarsi in campo la fiducia prima di tutto dei compagni. Approfittiamo. La nostra ce l'ha già, è evidente. Approfittiamo l'ultima domanda, Zemaili, questo tormentone, che punto è? Zemaili è lì, nel Torino, noi abbiamo fatto alcune chiacchierate con Rino, e credo che l'equivoco anche in questo caso sia determinato non tanto dalla valutazione che si dà al giocatore, che è comunque eccessiva, però la trattativa era partita con dei giocatori all'interno della stessa trattativa, il che non cambia la sostanza, perché se si valuta un giocatore 10 e lo si prende attraverso a scambi parziali, la valutazione rimane quella, però il dolore è minore, per dolore si intende il prelievo dalle casse del Palermo, è diretto di soldi, no? E quindi lì ci siamo un pochettino incastrati, però parlo spesso con Rino, lui sostiene che essendo un affezionato del Palermo farà di tutto per dirottarcelo, io sostengo che lui è straordinariamente affezionato al Palermo ma che farà la cosa che gli conviene fare. Direttore, stamattina abbiamo visto passeggiare correre insomma lateralmente un giovane. È un ragazzo che ci ha chiesto ospitalità, è un ragazzo che per simpatia, essendo un ragazzo rumeno che è stato in prova recentemente per sua interessata, è un ragazzo
Sì, no, è stato così, ci ha chiesto ospitalità, io non lo considero un test perché non lo elevo al rango di test questo che sta facendo. Direi che gli abbiamo dato ospitalità, farà 2 o 3 allenamenti con noi, se nel corso di questi allenamenti dovesse folgorarci o folgorarvi, me lo verrete a dire, venitemelo a dire se lo vedete bene, che così andiamo in considerazione. L'ultima cosa, Paletta definitivamente chiuso, sì. Tema che dietro ci sia stata qualche altra squadra. Che abbia fatto è possibile, ma io sono, come ho detto più una volta, capiente rispetto alle situazioni che propone il calcio tutti i giorni, no? Quindi è anche possibile, ma non gli ultimi 10 capelli me li godo, per questo, non me li strappo per questa Paletta. Storia, no? E per Zamaili li strappo? No. Pietro, però mi scusi, negli accordi di solito non si scrive una cifra e all'ordo una cifra e al netto. Come ci può essere stata questa incomprensione? Ho parlato di un equivoco, in effetti non ho brillato in questo caso per qualità e competenza, ma mi capita, io faccio degli errori e li testimonio subito senza nessun problema. È un errore che ho fatto io insieme al loro general manager, che è Carlos Bianchi. Ma lui è giustificato perché faceva l'allenatore, io ho fatto sempre questo mestiere, lui ha prestato la scrivania, io invece non dovrei farli. Però è successo, ma non è la fine del mondo. Grazie. L'ultima cosa, è vero che il Toro ha chiesto 6 più Succi? No, ha chiesto tanto più Succi però, ma 6 è un po' troppo.